30 ettari di terreno della zona dell'ex aeroporto diventano di proprietà comunale. È stata firmata oggi nella sala della Concordia del municipio la convenzione per il passaggio gratuito dell'area trasferita dal demanio dello Stato al comune di Fano. Un obiettivo raggiunto che si conclude dopo anni di lavoro e trattative. Questo bene è abbandonato, ha detto la responsabile della direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, mentre ora passa ad una città che saprà dargli la giusta destinazione. Verrà infatti riqualificato e utilizzato da tutta la cittadinanza. Il lavoro è stato tanto, l'istanza è stata presentata dal Comune secondo norma nel 2013, ma questo è un bene che ha un valore importante, quindi supera il 1 milione di euro. È iscritto ai registri inventariali dello Stato addirittura con un valore di 14 milioni e 400 mila euro, quindi ha subito un iter di controllo e per l'emissione del parere favorevole particolare. Abbiamo fatto in maniera che avvenisse nel più breve tempo possibile. Ora la realizzazione del parco dell'aeroporto è più vicina, ha detto invece il sindaco Serri, alla presenza di assessori, consiglieri comunali e rappresentanti del comitato per il parco. La sala infatti ha fatto fatica a contenere le tante persone che hanno voluto prendere parte a questo momento. Tra i presenti anche l'onorevole Lara Ricciatti. Questo passaggio ufficiale sta a significare anche che il comune ha assunto la competenza sul caso Grizzly, al centro di polemiche e rimproveri politici da oltre un anno. Nelle prossime settimane dunque si potrà capire quali provvedimenti verranno adottati dagli amministratori. Soddisfatto per il risultato raggiunto, intanto il primo cittadino, emozionato, felice e orgoglioso, ha ammesso di aver potuto firmare lui questi atti, tanto attesi dalla città di Fano. Ci abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, c'è stata una bella collaborazione con l'Agenzia del Demanio e vorrei fare anche una dedica, se mi è consentito. Un ricordo a Lucio Polverari, che in qualche modo ci guarda da lassù, ma è uno che ha veramente, Lucio ha fatto tante battaglie a favore del parco, per amore della città. Quindi ecco, questo risultato lo dedichiamo anche lui, ma soprattutto è un grande risultato per la città. È un altro tassello che si aggiunge ai tanti risultati che stiamo conseguendo in questo periodo. Il sindaco poi ha voluto rendere merito a tutte le associazioni che negli anni hanno creduto in questo obiettivo, tra loro il Comitato Bartolagi, presieduto da Anna Tonelli, che ha continuato con determinazione la battaglia iniziata dal marito Lucio Polverari. Una grande giornata oggi, veramente, tante battaglie, tanti anni, e oggi è un risultato che veramente ci riempie di gioia, perché lo stiamo proprio inseguendo da 20 anni, e quindi insomma ce lo meritiamo. Ora che cosa vi augurate? Adesso ci auguriamo che il tavolo tecnico continui nei suoi lavori, che non trovi degli inciampi e che insomma in questi anni, 3 anni abbiamo di tempo come ha detto la dottoressa, che in questo tempo insomma vengano avviate le operazioni di progettazione. So che il tavolo tecnico già ha cominciato a lavorare e ha prodotto anche dei risultati. Chiaramente le cose non sono facili, il parco verrà sicuramente realizzato per stralci, però l'importante è che si cominci a vedere finalmente uno sbocco a questa situazione. Penso che questo è il momento buono.